Bene, questa è la quarta volta che registro questo video. La prima mi si è corrotto il file, forse un segno del destino. La seconda non mi piaceva l'inquadratura, quindi spero che questa sia quella definitiva. Bella ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Comunque, è strano tornare a fare un video. Non so come spiegarvi il perché io sia tornato qui ed è strano anche perché dopo aver fatto circa 270 video dovrebbe venire naturale. Bene, non so davvero da dove partire. Vi ho lasciato intorno al maggio del 2020, registrato ad aprile del 2020 perché ci ho messo un po' di tempo ad editare l'ultimo video. Infatti l'ultimo video del canale si chiama Addio YouTube perché proprio intorno a quel periodo ho deciso di abbandonare YouTube perché non me la sentivo di continuare perché ero troppo preso dallo studio e anche perché non sentivo ormai mio far parte di questa community, non sentivo più. E voi vi direte che cosa è cambiato. Se guarderete il video fino alla fine capirete il perché io stia facendo questo video. Molte cose sono cambiate. Nel 2021 mi sono diplomato, quindi ho fatto la maturità. Finito il liceo, sono entrato all'università e devo dire che il mio tempo rispetto al liceo si è ancora di più assottigliato, quindi ne ho ancora di meno. Però nel corso di questi ultimi mesi mi è ritornata una certa volontà di voler proseguire il mio percorso, perché mi sono detto, rivedendo un po' anche i miei vecchi video, ho fatto circa nella mia carriera 300 video, di cui una trentina li ho cancellati nei primi proprio tempi di YouTube, e mi sono detto perché dover abbandonare una mia passione, ovvero la passione per fare video, condividere un'esperienza che poteva essere un vlog, un viaggio, che poteva essere intrattenimento puro, quindi farvi compagnia, raccontarvi notizie, videogames, commentari, tutto quello che girava intorno al YouTube, diciamo del 2016-2017, vogliamo fare anche 2018. E poi piano piano sono maturato, ho avuto altri interessi. Ovviamente l'amore per il gaming rimarrà sempre, perché è stata una mia parte di vita fondamentale. Però col tempo ho coltivato un'altra passione, che è quella proprio appunto dei motori. Mi sono sempre appassionato, io sin da piccolo ho avuto contatto diretto con i motori, quindi dentro le piste, e ho proprio deciso, proprio per questo motivo, di voler sperimentare un qualcosa, di voler avviare un qualcosa. Sapete, dopo circa, oggi è il 2022, quindi dopo circa 8 anni di attività da videomaker, ho detto questa è una delle mie qualità, questa è una cosa che io mi sono imparato, questa è una delle cose che porto con me ogni giorno, una capacità di fare video, l'intrattenere la gente. Perché non provare, perché non riprovare a fare qualcosa di diverso? Ovviamente questo video si trova sul mio canale, sul canale principale, che è quello stato per me per 8 anni il canale principale di questa piattaforma YouTube. Ma ho deciso di voler dare un nuovo inizio a me, a quello che mi circonda, e mi sono detto di non voler proseguire su questo canale, nella mia nuova attività, la mia nuova passione. E proprio per questo motivo ho deciso di aprire un altro canale che tratterà principalmente del motorsport. Come ho detto, infatti, i motori mi hanno sempre appassionato e sono sempre stati una mia costante nella vita. Sin da piccolo ho visto l'evoluzione delle macchine, delle moto, di tutto quello che aveva principalmente un motore. Ho sempre guardato anche tutti i motorsport ed è proprio per questo motivo che nel secondo canale tratterò il motorsport principalmente. Mi starete chiedendo perché adesso e non prima. Perché è nata quella consapevolezza, è nata quella volontà di voler cominciare un qualcosa, di dare inizio a un qualcosa. Mi chiederete adesso che cosa ne succederà di questo canale. Ancora non lo so, non so che cosa fare di questo canale. Ovviamente non lo cancellerò perché, come mi sembra ho già detto nel video di addio YouTube, non lo vorrò mai cancellare perché fa parte di me. È come se io prendessi delle fotografie e d'un tratto le prendo e le brucio. Non funziona così. Però
sì, ho la possibilità di poter eliminare questo canale, però eliminerei una parte di me, una parte che si trova su YouTube, una parte che fa parte di me, della mia adolescenza. Quello è uno dei miei capitoli, penso, più belli, proprio perché ho potuto sperimentare quello che era YouTube. Sto cercando di costruire il secondo canale, partendo da zero, partendo proprio dalle basi. Proprio per questo motivo mi sto dedicando tanto tempo al secondo canale, allo sviluppo del secondo canale. E ripeto, di questo canale non so che cosa porterò. Penso magari di poter portare su questo canale principale, diciamo, dei vlog giornalieri. Ecco, quello è uno dei tipi di contenuti che a me è sempre piaciuto fare. E magari questa può essere un'idea da poter sviluppare su questo canale, che io chiamo principale. E ovviamente quello del motorsport è e per me rimarrà secondario. Ma non per dare meno importanza, ma perché il canale principale è il canale con cui sono cresciuto. È veramente difficile, senza appunti, senza niente, tornare a parlare così. Le prime cose che ti vengono in mente, di costruire un discorso senza veramente nulla di scritto, è veramente difficile. Se siete arrivati fino a qui, è perché fondamentalmente ho costruito intorno a me diciamo, una piccola community che se è arrivata fino a qui. Ne sono orgoglioso. Voglio fare questo piccolo annuncio. Aprirò e ho già aperto il secondo canale che tratterà del motorsport, quindi spero che voi mi seguiate. Molto presto farò il video di presentazione, che quello è un altro video veramente molto difficile da realizzare, perché il video di presentazione di questo canale non l'avete mai visto, credo. Solo poche persone lo ricorderanno. E ovviamente risale a 8 anni fa, quindi il video di presentazione di un canale penso è la cosa più ardua, difficile, perché non sai quello che dire. Spero che voi mi riusciate comunque a seguire sul secondo canale, su quel canale che tratterò del motorsport. Molto spesso non tutti hanno, parlo della mia generazione, amato i motori. Si contano veramente poche persone sulle dita di una mano quelle che amano il motorsport come lo amo io. Ed è proprio questo il mio scopo, cercare di far appassionare più gente possibile al motorsport, perché penso è la cosa più bella del mondo. Comunque, siamo giunti verso la fine di questo video. Spero di essere riuscito a creare un buon contenuto, spero di essere riuscito a creare un video che vi abbia fatto capire un po' la mia idea di questo, diciamo, futuro su YouTube. Non avendo fatto un intro, però credo che sia d'obbligo dirvi quelle parole che diceva ogni singolo video. Cioè, io spero che questo video vi sia piaciuto. Non chiedo di lasciarvi un bel like o un commento, ma spero di avervi fatto comprendere un po' questa mia volontà di aver creato un secondo canale, di aver sviluppato questa nuova idea da portare avanti insieme a voi. Non so se su questo canale ci rivedremo con altri video. Io penso di sì, molto probabilmente sì. Non vi darò però delle scadenze, come ho detto nel corso del video. Non voglio però alimentare quella volontà, diciamo, di tornare in modo rigoroso qui sul canale principale, perché, ripeto, sto dedicando molto tempo alla costruzione del secondo, perché sono ancora all'inizio. Io qui vi saluto e vi ringrazio della visione del video. E niente, ragazzi, qui il vostro caro Chanf vi saluta. No, comunque l'intro la devo fare. Cioè, era d'obbligo. Anzi, faccio l'alternativo. Faccio l'intro alla fine del video. Ok, penso dopo un po' di tempo di aver ricordato le mie due intro. Questa è una clip finale che penso di mettere. La prima intro. Bella ragazzi, qui è Chanf, bentornati. Eccoci giù in questo nuovo video. E magari qui sul secondo canale potrei continuare quella vecchia intro, ovvero bella ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Comunque, posso dirlo quanto mi siete mancati, ragazzi.